Allora, il prossimo relatore, visto che mi piacete e voglio trattare bene, è un esperto che ci viene a parlare di petrolio, società, soldi, risorse, un po' quello che abbiamo detto però con uno stampo un pochino diverso. Mirko Rossi, nato e vive a Venezia, ha svolto studi in economia e in politica economica, è ricercatore indipendente sugli aspetti ambientali ed energetici e ha coordinato per diversi anni l'azione divulgativa che Enel offriva al sistema scolastico del Triveneto. È membro del comitato scientifico di ASPO Italia e ASPO sta per Association Study of Picco Oil and Gas, l'associazione che studia il picco del petrolio e del gas, e il titolo del suo intervento, un po' misterioso, un po' divertente, si chiama Willy e le tre lenti. Adesso lo facciamo venire, Mirko Rossi. Buongiorno a tutti. Io faccio parte di ASPO, che normalmente si interessa di combustibili fossili, di minerali, della situazione, delle prospettive. Qualche volta, come oggi, deve anche addentrarsi nella, chiamiamola follia, no, forse no, perdita di razionalità del genere umano e dell'elevato livello di analfabetismo che esiste su questa materia. Lì vedete, ho illustrato la situazione che abbiamo in questo momento probabilmente. Noi siamo più o meno qui, che stiamo inseguendo la crescita. Allora, ne avete già visti in sequenza. Noi stiamo perseguendo una crescita esponenziale del PIL, della produzione, dimenticando, come è già stato accennato, ma io mi affonderò le mani su questo problema, che il pianeta è limitato, siamo un piccolo granello di sabbia nello spazio interstellare, una piccolissima astronave con un po' di riserve che si sono formate con l'energia solare in pratica negli ultimi mezzo miliardo di anni, e sono i nostri combustibili fossili. Siamo investiti da molta energia tutti i giorni, ma ha caratteristiche molto diverse, e soprattutto queste riserve che abbiamo sottoterra, e parlo in particolare dei combustibili, noi abbiamo imparato a usarle da poco. Qui, se mettessimo insieme molte dei grafici, quelli che sono stati già stati citati, li troveremo più o meno sovrapposti a questo andamento. Ma ovviamente queste cose non possono continuare all'infinito. Mentre l'idea di crescita che abbiamo, a destra, a sinistra, al centro, nei paesi poveri, nei paesi ricchi, è quella di una crescita che tenderebbe sostanzialmente ad andare sempre in piedi, sempre per aria. Questo è pura follia, anche perché ormai i segnali sono evidenti. Il petrolio buono, che è questo rosso, quello facile, che veniva fuori facilmente, è già sostanzialmente in decrescita. Non è detto che vada proprio così, quelle che vi mostro sono scenari, non sono previsioni, nessuno ha la sfera di cristallo. Sono scenari che potrebbero avere anche andamenti probabilmente molto più articolati, ma tendenzialmente l'andamento è questo. Noi siamo in questo punto oggi, su una specie di plateau orizzontale, con i pozzi complessivi di petrolio, compreso il petrolio schifoso che viene fuori dalle sabbie bituminose, o quello polare che stiamo estraendo a 9.600 metri sotto il mare del Golfo del Messico, oppure ci impieghiamo 20 anni a fare un giacimento come quello di Kashagan, che forse chissà se produrrà dal 1993 alla fine dell'anno prossimo, e stiamo anche utilizzando petroli polari. Non vado troppo dentro perché il tempo non c'è, qui ci vorrebbe molte molte ore per entrare nel merito di queste cose. Sappiate che gli andamenti sia del petrolio che dei gas ovviamente sono in progressiva discesa, e lo sono, ammesso che questo affare funzioni, no, mannaggia, eccolo qua, lo sono per i carboni, questi sono tutti i carboni mondiali,
con dati purtroppo non molto precisi, chi ha costruito questo grafico dopo 2 anni di lavoro sostiene che è assolutamente non molto attendibile, ma potrebbe anche essere molto peggiore la cosa, potrebbe essere anche un po' migliore, ma non lo sappiamo. Diciamo che il picco si raggiunge un po' più avanti. La stessa cosa riguarda l'uranio, che non ha grandi speranze di poter essere estratto ulteriormente da sottoterra, anche aumentando di 3-4 volte i costi attuali. Qui su questo punto bianco, su questo spazio bianco, questo è il consumo di uranio, l'abbiamo recuperato l'uranio dalle vecchie testate nucleari, ma oggi per fortuna ne sono rimaste poco meno di 2.000 al posto delle 26.000 che c'erano in questa fase, e abbiamo recuperato l'uranio per fare combustibile per i reattori. Probabilmente dopo Fukushima queste previsioni tenderanno lentamente a scendere, perché l'industria elettronucleare è in enormi difficoltà in tutto il mondo, ma anche qui bisognerebbe discutere molto a lungo. Allora, quello che mi interessa adesso è farvi vedere come questa realtà, che è razionalmente perfettamente comprensibile, sia letta in maniera completamente distorta dalla realtà che dovrebbe essere questa, la lettura dovrebbe essere questa, ecco la faccenda delle tre lenti. Cioè, è importante capire dove e come consumiamo energia, quale sia il rapporto attualmente dell'energia rispetto agli sforzi che noi facciamo per andarcela a cercare, e poi individuare un limite che è esattamente un limite della forma energetica. Il primo problema, il senso comune, è pensare che il consumo di energia coincida con ciò che intacca il portafoglio. Io ho fatto, credo, forse quasi 2.000 conferenze negli ultimi 20 anni. Nel 99% dei casi, compresi i ragazzi maturandi, 17-18 anni, ma anche pubblici, anche politici, sindacalisti, l'idea è che l'energia sostanzialmente è quella limitata alla luce, alle bollette della luce, del gas, alla benzina, poco altro, ecco. Mentre invece i consumi energetici, io li spiego così. Questa è un'immagine che ho costruito nel 1988 e mostra come per fare un qualunque pezzo di pane servano apporti energetici estremamente consistenti. E questo è un bel problema, perché se per mangiare un pezzo di pane io ho bisogno di tutte queste energie, pensate semplicemente per fare il pavimento di questo cinema, o il tetto che avete sulla testa, o le sedie su cui siete seduti. In sostanza, i consumi di energia, la stragrande maggioranza dei consumi di energia, vengono effettuati nella fase di realizzazione di ogni oggetto artificiale. Solo gli oggetti naturali, le piante, gli animali, in parte perché gli animali mangiano le piante, ma il mondo vegetale vive con la luce solare direttamente con le sostanze della terra. Tutte le cose artificiali hanno bisogno, tutte, in tutte queste fasi, non sono certamente tutte, di energia fossile. Cioè, nel mio libro, che poi vedrò anche di indicarvi, dove queste cose sono trattate, un libro recentissimo che ha 4 mesi di vita, alla seconda edizione, queste cose vengono trattate in profondità, ma voi dovete sapere che il capitolo l'ho intitolato esattamente così: l'oggetto è un buco nero, dove entra in qualunque oggetto, da questa penna a un transatlantico, una certa quantità di petrolio, una certa quantità di carbone, di gas o di energia elettrica, e non ci esce mai più. Il riciclaggio, da questo punto di vista, non serve a niente. L'energia di processo si degrada, entra in un sistema, chiamiamolo dell'entropia, e non sarà più, mai più utilizzabile. Con il riciclaggio, se fatto bene, cosa molto difficile, spesso quasi
quasi impossibile in certe situazioni, se fatto bene recuperiamo i materiali spendendo dell'altra energia, ma l'energia di processo nella costruzione di un bene è irrecuperabile. Per darvi qualche indicazione sui quantitativi di energia consumata, qui mi esprimo in CEP, chilogrammi equivalenti petrolio, che rappresenta in proporzioni diverse diversi tipi di combustibili. Faccio solo un esempio fra quelli possibili. Un televisore a colori, mediamente per essere prodotto, consuma dai 3 ai 6 quintali di petrolio. La media dei televisori presenti nelle abitazioni del Veneto e in Friuli al mese scorso era più o meno 3,3-3,4. Il che significa che in ogni abitazione sono presenti 15 quintali di petrolio, mediamente, che non sono ancora stati attaccati alla spina elettrica. Ma poiché, siccome noi siamo sensibili ambientalisti, ci siamo inventati, per carità è anche giusto, ma ha i suoi limiti, di sostenere che dobbiamo spegnere i LED. È cretino lasciare acceso un LED. Ma perché non abbiamo il coraggio di dire che con l'energia che serve fare un televisore un LED sta acceso 3 secoli? Perché se vado in piazza a dire spegnete il LED, mi applaudite tutti e anche gli altri. Se vado a dire non comprate i televisori, mi fanno un culo così. Questo è un primo elemento. Ce n'è un altro che è sintetizzato da questa formula. E questo aspetto, se io lo capisco, perché è un concetto un po' difficile questo, per i cittadini e lo giustifico, non lo giustifico affatto per tutti coloro che si ritengono degli esperti ambientalisti o degli esperti in energia, soprattutto per quelli che sono i decisori su questi campi, in questi campi. Ed è il rapporto tra energia ottenuta e quella investita in un'attività. Cioè, siccome niente nel pianeta mi viene gratis, se io sono in questa condizione, con un chicco di grano, ne produco 3, a me non conviene lavorare quella terra. Assolutamente no. Mi conviene mangiarmi il chicco e fare qualcos'altro. Se sono in questo risultato, possiamo immaginare una società di tipo agricolo primordiale, che sostiene la famiglia in un ciclo chiuso, ma poco altro. Magari se sono tante famiglie riescono anche a mantenere qualche stregone all'inizio oppure qualche parroco, ma non mantenere più di tanto. Questa, diciamo, che è la nostra situazione, più o meno mediamente in un paese ricco, e a questo punto possiamo mantenere milioni di pensionati come me o milioni di studenti che non si spaccano la schiena, perché altrimenti dovremmo lavorare tutti. Quindi se c'è un risultato dell'investimento che è elevato, andiamo bene, altrimenti è un dramma. Guardate i dati del petrolio. Fino alla metà del Novecento circa, con un barile di energia, con l'energia pari a un barile di petrolio, noi portavamo a casa 100 barili di petrolio. Oggi, quando va di lusso, arriviamo a 14-15. Mediamente siamo a 10-12. Sempre che non capiti come Deepwater Horizon, quando abbiamo speso milioni di barili per tappare un buco che stava inquinando tutto il Golfo del Messico. Cioè, non è più sufficiente analizzare quanto petrolio c'è ancora da tirar fuori. Forse ce n'è di più di quello che abbiamo già tirato. Nessuno lo sa. Quello che dobbiamo capire è che è sempre più difficile trovarlo, che è sempre più difficile estrarlo, che è sempre di peggiore qualità, perché come diceva qualcuno prima, la competizione ci porta a cosa fare? Ad estrarre il petrolio più facile per guadagnarci prima e accumulare i profitti precedentemente. Adesso, prima eravamo sulla ciccia, adesso siamo sulle ossa. C'è ancora un pochino di carne, ma stiamo rosicchiando le ossa, o meglio il fondo degli oceani. E questa, per noi, è una delle spiegazioni principali alla crisi fondamentale da cui non riusciamo a venire fuori. Ci sono anche altri motivi, ma la crisi di fondo, dal nostro punto di vista,
è il fatto che qui si poteva accumulare ricchezza vera e qui non si può più. E allora sulla poca ricchezza c'è conflitto fra accumulo di capitale, redditi da lavoro, ma io mi tengo un pezzo, a te lo porto via, e i conflitti anche fra i diversi spazi di questo pianeta e quindi le diverse realtà economiche. E questo aspetto, tanto per farvi capire, se questa è la curva proiettata qua su un secolo del petrolio esistente, beh, la discesa potrebbe essere a questo punto, anche se è un calcolo difficilissimo da fare, potrebbe essere molto ma molto più verticale e quindi molto più drammatica. Perché per tornare all'idea iniziale della crescita, la nostra idea di crescita è questa. L'angolazione qui va definita, potrebbe essere così, questo non lo sappiamo bene, ma diciamo concettualmente siamo così. Queste sarebbero le quantità probabilmente presenti che scendono comunque, ma quando andiamo a vedere quanta energia netta io potrò utilizzare, rischiamo di essere a una caduta completamente verticale. E questo era il secondo punto. Il terzo è questo. La questione energetica, in particolare in Italia, ma anche nel resto dell'Europa, è percepita sostanzialmente come questione elettrica. I media causano la confusione e il linguaggio politico la consolida. Tanto che recentemente abbiamo sentito ministri parlare che qualche centrale nucleare si risolveva il problema energetico italiano. Dall'altra parte, dal punto contrario, sentivamo che le nuove fonti rinnovabili ottenevano lo stesso risultato. Questo è il grafico dei consumi mondiali di energia dal 1965 al 2010. Petrolio, gas, nucleare, idroelettrico, carbone. Per la prima volta vengono prodotti anche i dati delle energie rinnovabili. Fotovoltaico, eolico e geotermico. Qui non possiamo fermarci, anche se c'è da discutere per un mese, qui c'è tutta la storia del mondo. Mi interessa questa curvetta bianca. Questa rappresenta, da qui a qui, abbiamo la quantità di energia elettrica consumata sul pianeta rispetto al totale di energia. Cioè, questo segmento qui, da qui a qui, contiene le rinnovabili, l'idroelettrico, il nucleare, una parte di carbone, una parte di gas, una parte di petrolio che è stata trasformata in elettricità. In sostanza, nel pianeta l'energia elettrica rappresenta il 39% dell'energia totale consumata. In Italia siamo a una situazione analoga, siamo al 34-35%. E voi dite, e il resto a cosa serve? Scusate, torniamo indietro. Due terzi delle risorse fossili non vengono trasformate in energia elettrica, ma usate per usi termici e come materia prima. Le loro molecole servono per produrre, questa è una lista ancora molto carente. Cioè, quello che sfugge dal terzo elemento di base di analfabetismo su questi concetti, che l'energia non ci serve solo per fare gli aspetti elettrici, ma due terzi dell'energia viene trasformata in come sostanza. E se noi riusciamo con le rinnovabili a fare elettricità, e probabilmente ne dobbiamo fare molta di più, ci stiamo muovendo in ritardo, e siamo all'inizio, ma possiamo esploderle se vogliamo. Ma se anche ne mettiamo una quantità impressionante, noi produciamo energia elettrica. O se anche volessimo fare 1000 centrali nucleari, come qualche deficiente penserebbe, lì facciamo solo elettricità. E con l'elettricità una siringa di plastica non la produciamo. Ecco che allora abbiamo necessità assoluta di capire che se non vogliamo fare la fine di Willy, io ho bisogno di cambiare radicalmente paradigma, puntare a una società che punti al benessere,
abbandonando l'idea della crescita, cioè separare le due cose, e c'è tutto da costruire, anche perché ho un piccolo obbligo etico. L'elettricità la possiamo, appunto, abbiamo imparato a farla, ma le molecole serviranno anche ai nostri figli e ai nostri nipoti. Non possiamo lasciarli col culo per terra, oltre che pieni di debiti. Grazie.